Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntata dedicata al collasso Italia. Oggi parleremo di moda ed alghe contro alimenti sintetici. Mi ha scritto l'utente Machu Picchu chiedendomi di fare un podcast di espansione circa il futuro del settore della moda italiana, di cui non avevo parlato. Poi mi ha scritto anche l'utente Buzz Lightyear, che ha visto il podcast sui morti, sulle stime dei morti per overshot nel 2050. E l'utente Buzz Lightyear diceva che, a suo avviso, senza la tecnologia della carne, verdura, frutta e pesce sintetica, oltre 30 milioni di italiani dovrebbero morire. Quindi, a dire dell'utente Buzz Lightyear, la tecnologia degli alimenti sintetici sarebbe servita come all'Italia. Andiamo con ordine. Dunque, il comparto della moda italiana è un piccolo settore di aziende che appartengono al settore secondario e si occupano del design, vestiti, scarpe, indumenti, gadget aggiuntivi come borse, borselli, occhiali, sciarpe, valigie, un po' tutto quello che vi pare. In genere oggetti da indossare o da portare o da trasportare, ad uso, diciamo, del benessere della persona. Tali prodotti sono disegnati da grandi griffi di moda italiana e poi realizzati in subfornitura da piccole aziende ed artigiani. Che fine farà tutto questo settore in Italia? La stessa fine del settore secondario. Anche se le grandi griffe italiane delocalizzassero all'estero, in Nord America, obiettivamente, in un mondo sovrappopolato e piagato da danni da cambiamento climatico, ecco, solo un matto come un cavallo, può immaginare di buttare scarpe o vestiti indossati appena qualche mese solo perché forma e colore non piacciono più. Nonostante gli indumenti siano ancora perfettamente utilizzabili, tali da mantenere totalmente la loro funzionalità. Ecco, questa idea prettamente consumistica della moda, in cui da ogni stagione si deve o si dovrebbe cambiare tutto il guardaroba, è un'idea che a mio avviso deve finire sottoterra, badando alla funzionalità del bene durevole, che deve tornare ad essere un bene durevole, ossia un bene che cede la sua utilità nel tempo, potendo essere usato numerose volte. A differenza dei beni di consumo, che invece si adoperano una sola volta o pochissime volte, perché poi esauriscono oppure terminano la loro utilità. A mio avviso, i beni durevoli dovranno tornare ad avere una vita utile molto lunga, rientrando nell'ottica anche di una eventuale manutenzione degli stessi, per appunto reintegrare le funzionalità così come era un tempo, a differenza della filosofia consumistica nata praticamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'idea di gettare il bene durevole nonostante sia parzialmente imperfetto o rotto e senza pensare ad una sua riparazione. Adesso veniamo al centro del podcast. Alghe contro alimenti sintetici in Italia 2050. Ecco, l'idea generale quella di coprire i futuri sensibili cali delle rese agricole in Italia con una crescente coltivazione di vari tipi di alghe in mare. Alghe marine da usare come mangimi per allevamenti di animali bovini, ovini, suini, pollame e conigli. Alghe marine da usare anche per allevamento di pesci insieme alle farine di insetti per l'allevamento di pesci, da cui estrarre appunto dall'allevamento di pesci proteine nobili per la nutrizione umana. Sicuramente, a mio parere, nel futuro le proteine nobili da ingerire per gli italiani dovranno essere quantitativamente di meno a quelli che se ne introducono oggi, con un minor consumo di carne, molto più spostata sui prodotti a base di pesce derivati dagli allevamenti di pesce appunto allevato in mare. Gli allevamenti di pesci infatti possono essere facilmente sostenuti con alghe e farine di insetti, che rendono tali attività di appunto di allevamento ben più resilienti agli eventi meteo estremi quanto agli shock climatici. Le serre sulla terra possono essere infatti danneggiate da americane, trombe d'aria, trombe di mare,
Quindi per la produzione di frutta e verdura, per ridurre i cali di resa agricola, ci dovremmo appoggiare pesantemente anche nell'uso di tecniche di coltivazione senza terra, la cosiddetta coltivazione aeroponica. Può essere fatta al chiuso, anche se necessita di energia, che potrebbe essere comunque prodotta con fonti da energia rinnovabile, per quanto siano vulnerabili ai danni del cambiamento climatico. Certo, le Morane a mio avviso serre alimentate appunto da energie rinnovabili, struttura appunto vulnerabile agli eventi estremi, ma il mix alimentare futuro nella penisola italica potrebbe poggiare sulla piramide appunto di alghe ed insetti per sostenere la coltivazione di pesci ed allevamenti al chiuso di animali di terra. Frutta e verdura coltivati in serra o in strutture chiuse e robuste dagli eventi estremi con la tecnica della coltivazione aeroponica. Parte della produzione dei latticini e formaggi potrebbe rimanere, ma sicuramente quasi tutti i brand italiani, per esempio sui formaggi, finiranno per sparire sotto i colpi e le mazzate dei danni dal cambiamento climatico. Buzz Lightyear dice che le tecniche di produzione di alimenti sintetici, carne sintetica, pesce sintetico, frutta sintetica, verdura sintetica, nonché granaglie sintetiche da cui derivare pane, pasta e farinacei, prodotti con farine sintetiche, nonché vini e liquori prodotti con frutti sintetici, saranno, a dir di Buzz Lightyear, tecnologia indispensabile all'Italia. A parte che se tali prodotti sono grave minaccia per allergie ed avvelenamenti metabolici con la formazione di cancri, ecco, tanto vale spararsi in testa con un revolver in calibro 357. In ogni caso, ripeto, non mi pare che le tecnologie di alimenti sintetici possano essere una soluzione. Vi invito a fruire il podcast "Ma la carne, il pesce, la frutta e la verdura sintetica e la fusione nucleare sono speranze per il futuro". Ecco, restano infatti in questa ottimistica illusione di speranza di Soros una serie di fabbisogni che un essere umano ha, ma che gli alimenti sintetici non coprono, perché le tecnologie degli alimenti sintetici non sono variabili chiave di XXI secolo. Un italiano del 2050 che sta nell'eccesso di popolazione in overshot, ma anche avesse nel piatto un alimento sintetico, ecco poi che acqua beve. Un italiano del 2050 che sta nell'eccesso di popolazione in overshot, ma che anche avesse nel piatto un alimento sintetico, ecco poi dov'è che si estrae la sua energia per il condizionatore, l'acqua calda, il frigo di casa, il riscaldamento, se il territorio italiano non potrà sostenere la vita dell'eccesso di popolazione in overshot. La tecnologia degli alimenti sintetici pare risolvere apparentemente solo uno dei molti bisogni di un essere umano, ma tutti gli altri bisogni dell'essere umano come si potranno soddisfare se il territorio italiano non potrà sostenere la quota parte di popolazione in overshot? Ecco, per questa puntata è un po' tutto, un saluto, ciao, alla prossima.